Allora, buongiorno a tutti, grazie Paola, grazie ad Altissima per questa iniziativa che ci serve a ricostruire momenti che almeno io personalmente non ho vissuto, ma che abbiamo provato a ricostruire. Solo per dire che abbiamo provato a dare un minimo di struttura a questa, visto che siamo in tanti e ci sono tantissime cose che queste persone possono raccontarci, di strutturare leggermente questa conversazione facendo uno o due giri di domande ad ognuno, abbiamo più o meno 5 minuti per ognuno se questo è possibile, ma ci saranno un paio di presentazioni di immagini anche che adesso vedrete. Passo la parola a Maria Teresa. Grazie. Buongiorno a tutti e cominciamo subito con diciamo, una delle due persone che sono proprio all'origine di questo progetto. Li abbiamo tutti e due seduti qui con noi oggi, Pietro De Rossi e Graziella Gai. E, a Graziella vorremmo proprio chiedere che ci racconti dall'origine, la nascita, l'idea del Piper, che naturalmente aveva, come vedremo tra poco, un precedente molto importante, a Roma, in cui già si era, diciamo, istituita una, relazione tra la musica, la fruizione della musica, la danza e le arti, con la grande opera di Cintoli, Il giardino di Ursula. Ecco, come è nata la storia invece del Piper torinese? Io parlerò anche meno di 5 minuti perché non sono abituata a parlare in pubblico. Comunque, la cosa è nata in ambito familiare perché mio cognato e mio padre hanno conosciuto il signor Crocetta, il quale aveva questo Piper che funzionava benissimo, che era stata una grande novità a Roma, e l'hanno incontrato. Non ti so dire poi per in che modo l'avevano incontrato, ma erano andati anche a vedere il Piper, di come funzionava, come era. E in quel momento, parlando poi ancora con Crocetta, si sono lasciati convincere, soprattutto mio padre, si è fatto convincere a fare un Piper anche a Torino. E da lì è iniziata l'avventura, nel senso che appunto hanno poi c'è stato Piero che ha fatto il progetto, molto bello, anche molto costoso. Ed è venuto, è diventato un locale bello, eccetera. C'è stata una grande inaugurazione e dopodiché un sacco di gente è venuta, hanno bloccato la strada, è arrivata la polizia, hanno chiuso il locale per 3 giorni. Cioè, è stato un grosso avvenimento in cui tutta la città, grande parte della città, anche i nostri amici sono arrivati. E io ti dirò che di questi incontri non ero assolutamente al corrente, cioè è stata una cosa che hanno fatto loro come iniziativa più che altro imprenditrice, cioè di vedere che un locale come quello poteva funzionare a Torino anche. E quindi niente, io sono subentrata poi dopo, e anche Piero prima perché ha fatto tutto il progetto, e io dopo nella gestione, quando è diventata un po' diversa dal solito, non si ballava soltanto, ma si era iniziato un lavoro diverso, un coinvolgimento di altre situazioni, tipo appunto hanno partecipato gli artisti, il teatro, e io poi non è che conoscevo tante persone, avevamo tanti amici artisti, ma a questo punto non saprei neppure l'inizio di questi incontri con gli artisti come è stato, perché noi eravamo molto amici di Sperone,
conoscevamo Pistoletto, Gilardi, Boetti, ma Piacentino, soprattutto, che poi Piacentino ha fatto il DJ per tutto il periodo, praticamente. Pochino. Eravamo amici, ma di come ci eravamo conosciuti non ricordo, forse attraverso Gianenzo Sperone, che lavorava da Tazzoli allora ancora. O no, 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 aveva già. E volevo chiederti anche qualcosa su questo slogan, sottotitolo, che accompagna il primo anno di attività, che è Piper è la fine del mondo, che è proprio molto beat, no? Come molto vi era venuto beat, in mente? Secondo me l'hai inventato tu. Allora, è già stato nominato Crino, e Crino a quei tempi lavoravi ancora per Olivetti? In quei... Però, sì, ecco, solo per dire, Crino Castelli, designer, in quegli anni legatissimo a tutto l'ambiente degli artisti, c'è un tuo specchio che ti ritrae da giovane signore di Pistoletto, collaboratore di Boetti, in alcuni... Sì. Tu, vabbè, avevi fatto la grafica per alcuni, per il dossier postale, mi sembra. Più che altro adesso il dossier postale ha il nome di tutte e due, devo dire che questa è stata una cosa recente, sono passati 50 anni quasi, però io mi ero ben preoccupato, siccome sapevo che Alighiero aveva questa caratteristica di cooptare, di chiedere che questa cosa fosse firmata in un certo modo. Poi sono passati tanti anni, non ci siamo più visti, e quel lavoro lì è sempre uscito solo col suo nome. Io non ho mai detto niente perché aveva un senso di colpa nei suoi confronti, però quest'estate Olbrist ha fatto un catalogo ed è la prima volta che quel lavoro esce col nome di tutte e due, perché, insomma, e che ho lavorato volentieri molto con... E solo per dire che appunto tu nell'avventura del Piper ti occupavi, con ragione sbaglio, della grafica, degli inviti, dei poster. Sì, io lo chiamo identità. Si dice adesso corporate. Sì. Quindi ci racconterai magari di questo, ma Clino sta anche lavorando in questi anni a un progetto molto interessante che non ci svela completamente adesso, di cui però ho portato un estratto, e che è appunto una timeline, un'indagine sulla club culture dal 65 al 68, mi sembra avessi detto. Quindi ci sono delle immagini che ho preparato e che servono in qualche modo a contestualizzare l'avventura del Piper in un ambito più ampio e internazionale. Le vedremo alcune. Dunque, allora, io una quindicina d'anni fa ho lavorato a un libro che si chiamava Transitive Design, che aveva a che fare con la percezione del tempo e la relazione tra passato e futuro. Dunque, il tema della timeline era diventato abbastanza fondamentale sempre nella valutazione di questo tipo di realtà. L'ho provato a applicarlo, questo è un lavoro che dobbiamo ancora controllare con i nostri amici qua, ma dove sono presenti tutta una serie di eventi, tra i quali, per esempio in questo caso, questo è il più importante, qui abbiamo la club culture sia americana sia europea, dove si vedono proprio gli inizi di un fenomeno che aveva, diciamo, come fondamento un allargamento della partecipazione al concetto di club di attori differenti da quelli della musica tradizionale. Pensate che, per esempio, negli Stati Uniti il primo a fare una operazione, diciamo, di questo genere era stato proprio Warhol, che in un locale che si chiamava il Dome nel 66, a metà del 66, aveva portato le prime cose, tra le quali un programma che aveva già i Velvet Underground come protagonisti, ma soprattutto era un programma itinerante con altri temi warholiani tipici che andavano in giro per gli Stati Uniti. Per cui questo era un locale che veniva affittato addirittura newyorkese, che ecco qui forse qualcuno che
potrebbe, che è poi diventato Electric Circus, che era un locale di New York che è aperto, combinazione proprio nell'anno in cui sono andato per la prima volta negli Stati Uniti, che era sempre il 67, a luglio, quella è una mia foto all'Electric Circus, e questo locale è lo stesso che dopo che ha chiuso e dopo un anno e mezzo ha riaperto con un grande evento, un locale fatto da grandi architetti. Ecco, il tema dell'architettura è ricorrente in tutti i progetti, a livelli più o meno alti, però per esempio qui abbiamo il Vum Vum di Saint-Tropez, che aveva per esempio coinvolto Schoeffer con una serie di strutture straordinariamente interessanti per l'epoca, che avevano a che fare con, diciamo, comunicazioni cibernetiche, dunque molto attuali all'epoca. Come vedete, la cosa interessante, dal diciamo 65, cioè quando è nato il Piper di Roma, il Piper di Torino, qui sotto questa linea abbiamo tutti gli eventi del Piper, sopra ci sono quelli collaterali, c'è sempre stata una forma, diciamo, di partecipazione di personaggi in questi eventi di tipo diverso. In alto sulla destra c'è un altro locale di Londra invece, che era quello dei Pink Floyd, un locale molto ricco, una cosa organizzata con grandi mezzi, perché oramai la club culture londinese muoveva cifre importanti grazie ai Beatles eccetera, e i Pink Floyd hanno iniziato in quel locale che si chiamava The UFO, ed era un locale molto tecnologico, ma dove si vedevano anche i filmati di Warhol, e dove però magari poi invitavano anche degli artisti, ma diciamo di altro tipo rispetto forse a quello. Era lì che Gustav Metzger, l'artista, faceva le proiezioni psichedeliche per i concerti dei Pink Floyd, che abbiamo visto anche a Torino. Importantissimo, sì. quel locale. Gymnasium era un locale molto particolare, perché lui aveva preso una specie di... era un vero cinema. La platea l'ha svuotata, ha messo uno di questi mirror ball che giravano, e aveva praticamente una sala da ballo dove la gente... però quello che rendeva questo locale, diciamo, collegato allo spirito di cui parliamo, era il fatto che Warhol occupasse l'intera galleria, dove aveva ancora i sedili, e lì aveva attrezzato un posto per montare i suoi film, per cui lui lavorava in uno spazio, diciamo, di musica. Ecco, quello era molto rappresentativo come gesto, come azione, di quella che sarebbe stata la partecipazione multipla, che ha poi portato addirittura al concetto di pluriclub. Pluriclub è stato un termine che è venuto, adesso io corro veloce perché non abbiamo più tempo, ma qui vedete i vari locali, il DOM, ecco, io avevo queste diapositive, ma il DOM nella sua prima edizione, poi Vum Vum, l'UFO, questo è il Piper, poi abbiamo l'Electric Circus e prima ancora il Gymnasium sulla sinistra. Lì i Velvet Underground si sono affermati in quel locale, che era veramente, diciamo, quasi pensato per quel tipo di produzione musicale. Poi, subito dopo l'Electric Circus, ma molto vicino, si è aperto, ecco, l'Electric Circus a New York era stato un evento dove, per darvi idea, c'era il fratello di Kennedy, il giovane Kennedy, che era proprio una cosa, è stato un grande... Gli architetti erano Chermayeff e Geismer, che erano soprattutto dei designer, ma molto famosi. Il locale era molto sofisticato sul piano dell'architettura e del design,
E poi vedete in alto, poco dopo, l'apertura di un altro locale, sempre a questo punto di De Rossi, perché che è stato forse il più grande del mondo, sicuramente all'epoca, gigantesco, molto interessante, a cui ho anche partecipato soltanto per la parte sempre del nome, credo, in questo caso del logotipo. E niente, ecco, ultime due cose. Da dove discendeva la cultura e la visione, i linguaggi architettonici che caratterizzavano il lavoro del Piper, lo si capisce dall'allineamento che trovate con un'immagine del lavoro degli Archigram. In quegli anni erano veramente architetti ed era un gruppo molto importante, perché faceva un tipo di produzione caratterizzata dall'anticipazione un po' utopica, comunque di un lavoro abbastanza collettivo e senz'altro radicale. Dunque molto importante ai fini di quello che sarebbe successo dopo. Invece il progetto, quello che io chiamo ID, non dimenticate che io avevo grande interesse, dunque io a quel momento avevo 22 anni, 22-23, e lavoravo ai prodotti dell'Olivetti nello studio di Sozzas e facevo quello che oggi si chiamerebbe design delle interfacce, cioè tutte le scritte, i tastiere, i loghi, i marchi, eccetera. La Valentina è una di quelle, poi lo si capirà dopo meglio, ma e vedete sulla destra una serie di messaggi, comunicazioni, poster, locandine, eccetera. E quel lavoro nasceva sicuramente dal mondo della cultura del design che si stava affermando a Milano, che era proprio agli inizi, che sarebbe poi diventata centrale in quel tipo di disciplina. E niente, qui li rivedete le due, qui vedete i nostri Graziella e Piero, e poi il tipo di lavoro. Ecco, nel progetto dell'identità, io poi 3 anni dopo sarei andato a fare l'identità del progetto dell'identità, della corporate identity. Dunque, era un concetto di grafica, ma io lavoravo sempre in modo metaprogettuale, dunque non si può definire grafica. Il lavoro della grafica è un lavoro fatto punto a punto, mentre io lavoravo trasversalmente su dei programmi pianificati. Il concetto di planning era sempre fondamentale. L'ho ritrovata anche adesso qui, dopo 50 anni, in questo tipo di analisi che aiuta a capire alcune cose. Qui vedete la produzione mia, sopra sono cose che sono avvenute fuori, si vede il catalogo di Eliana Sonnabend, per esempio, qua, di Gilardi, di Piero. Qui è la prima mostra a Milano di Dan Flavin, che è molto importante perché è stato il mio secondo imprinting dopo l'incontro con Sozzas. Qui ero già un po' più grandicello perché avevo già 23 anni, però fondamentale perché poi mi avrebbe cambiato la vita in termini di prospettive, di visione nel lavoro nel mondo del design. E poi sotto vedete un po' altre cose che... Insomma, ecco, importante a sinistra, qui c'è una piccola programma dove si vedono le cose che sarebbero avvenute. C'era Pistoletto, previsto, poi Gilardi ovviamente, Piacentino, e io invece devo presentare dei badge che poi non ho realizzato, ma che ho fatto in un'altra forma, che poi vedremo tra poco, e direi che con questo... Clino, una battuta sola, visto che hai toccato uno poi dei punti nevralgici che discuteremo, cioè dell'appunto la pluridisciplinarietà del Piper. Tu mi dicevi nei giorni precedenti, preparandoci a questa cosa, che secondo te il Piper è stato il primo ad avere appunto quella trasversalità di programmazione rispetto a una scena internazionale. Confermi? Davanti a testimoni. Confermo, e credo che non possiamo non andare via di qui oggi, dopo 50 anni, avendo veramente cercando di comprendere l'unicità, l'importanza di questo programma, di questo evento nella storia dell'arte contemporanea.
perché è stata una serie di combinazioni di allineamenti astrali dovuti alla alta densità di personaggi che si muovevano su questa scena. Una cosa rarissima, e gente che collaborava, erano tutti amici, erano tutti attivisti, non erano degli artisti, diciamo, erano persone che erano attive. Dunque una novità che Tommaso mi ha poi spiegato come significato, visto quello che sta facendo adesso, ma qui si vede un'altra cosa, qui chiudo perché sennò qui si vede soltanto il lavoro delle mostre, che sono tutte quelle cerchiate, sia sopra in alto fuori dal Piper, sia tutte quelle sotto relative al Piper, e poi qui invece vediamo le azioni. Allora, non dimenticate, ecco, lassù in alto a sinistra, una cosa di cui mi vanto molto è di aver fatto il primo happening, se non in Italia, sicuramente a Milano, nell'inizio del 66, ed era un happening fatto alla Centro Fly Casa su richiesta della Gaia Olenti, che mi ha chiesto di fare questa cosa, perché io sapevo che esisteva l'happening. Adesso poi torneremo anche agli happening torinesi, ma dopo questa... ritornerò dopo, sì, non so, lascio perdere, sì. Prego. Perché a questo punto credo che sia veramente importante che chiediamo a Pietro De Rossi di proprio in modo sintetico, già l'altro giorno qui in questo luogo Pietro ha descritto analiticamente il progetto, ma vorrei che proprio dopo le parole di Clino tu ci dicessi quali aspetti del tuo progetto, la flessibilità, la relazione con tutta una serie di dispositivi tecnologici, sono stati secondo te la base di tutto quello che poi è successo dentro il Piper. Ma il discorso di Clino, per esempio, è molto bello e interessante. Mi sembra che lui poi ha l'idea di continuare questo lavoro, di fare una serie. Un po' in questo racconto che hai fatto hai forse un po' dimenticato i radicali italiani, perché nello stesso tempo, prima di New York, eccetera, c'era Natalini che ne ha fatto uno, 999, eccetera, tutti che ne hanno fatto dei magari meno tecnologici, meno ricchi, eccetera, però più nell'idea del Piper, più nell'idea di locali che avevano una tensione culturale, aperti a diversi tipi di linguaggio. Fortuna hai nominato alcuni che erano importanti, ma per la musica, però la musica era l'unica attività che era importante di questo locale, musica, ballo, eccetera. In questi locali, invece, torinesi, 999, eccetera, erano un po' nello stile del padre, avevano un po' preso questo dibattito tra Roma, qua anche quello di Roma, un po' è cominciato così, poi Torino, eccetera. Perciò, io credo che i radicali sono molto importanti. Se tu fai questo lavoro non dimenticarti, erano tutti un po' tardini, per cui no, non l'hai citato, la ragione è chiarire qualcuno. L'altra cosa che volevo dire, anche due, poi farò la pausa, cosa era in quel tempo quando sono venuti le persone a dirmi, quei parenti, a dire fare che cosa sta succedendo a Torino. Io ero assistente all'università e mi occupavo essenzialmente della trasformazione della struttura didattica, eravamo tutti molto impegnati. E cos'era la struttura didattica? Era rivedere la differenza delle discipline, vedendo se era giusto che insegnare struttura, insegnare composizione fossero due canali diversi che magari non si incontravano. Allora l'idea di rimettere insieme, no, questa specie di connessione di vari linguaggi. E questo mi sembra era un primo punto, no? Chi ero io quando mi hanno detto che stavo facendo quello, facevo anche un po' l'architetto, ma mi occupavo moltissimo di un'unità. L'altra cosa, l'ha citata anche Clino, l'Inghilterra, perché c'era questo, l'Inghilterra non era solo la minigonna e non era solo i Beatles, c'era un movimento in Inghilterra molto importante, l'ha citato Clino, gli Hackingham, questo signore importante si chiama Sidney Price, che aveva progettato in quegli anni in parallelo a noi del Piper, questo Full Palace, che era proprio esattamente la stessa cosa anche come intenzione.
Paese, uno che scriveva, e la sua proposta era proprio quello di fare. Allora questa cosa di riunire, no, sì, contro quelle che sono le separazioni tradizionali della società, di riunire i linguaggi, era sia nell'università e poi l'abbiamo ritrovato nel Piper, e questa è la cosa importante. Il Piper è diventato questo, un luogo dove il fare arti figurative, fare teatro, fare jazz, erano delle cose, non erano le stesse cose, ma era meraviglioso che si parlassero, era meraviglioso che dall'uno si trasferisse all'altro delle esperienze. E questa è l'altra cosa molto importante che ha caratterizzato il Piper e anche tutti questi piperini che sono fatti nel movimento radicale italiano, e che sono stati anche molto interessanti. Ed era questo il concetto fondamentale. Volevo dire un'altra cosa, visto che c'è Gilardi qua, che Gilardi ha scritto, io non, il giochetto non so tanto la data, un articolo negli anni 67-68, non credo, su la rivista 15, se non sbaglio, no? Che si intitolava La fine dell'arte come mercato. Capite, in quegli anni lì non era male come discorso. E spiegava la cosa molto bella, e ne parlavo prima con Dio, che lui non ha detto la fine dell'arte. Ha detto la fine dell'arte come mercato, che vuol dire che l'arte doveva continuare a esistere, ma doveva trovare degli altri referenti, degli altri modi di esercitarsi, doveva dire se questo condizionamento del mercato doveva essere sempre quello. E questo è stato un pensiero molto importante. Qualche anno dopo, credo, nelle date non mi ricordo mai, noi abbiamo fatto un gruppo a Torino che si chiama Gruppo Strum. Strum voleva dire arte strumentale, voleva proprio dire quello, che l'arte non doveva essere una cosa del mercato, ma deve essere strumentale alle trasformazioni sociali, strumentale al dibattito politico, doveva trovare delle referenze, no? E su questo abbiamo fatto il fotoromanzo a New York, che avevano proprio come uno dei tre fotoromanzi, si chiamava Città Intermedia, ed era proprio quello che era l'idea che bisognava fare una mediazione intermedia come mediazione tra un'idea utopica di trasformazione e la realtà della trasformazione sociale. Era questo il tema che cercavamo di proporre. E devo dire, questo è un po' l'ambito generale, no, in cui sono nati queste cose qua. Naturalmente poi è capitato questa cosa, quando mi hanno detto di presentare il Piper con il mio studio, ovviamente, non pensavo mai più che mi dicessero poi di gestirlo, questa è una cosa assolutamente assurda. Ma come, non so se ha detto Graziella bene, che è stato un po' di crisi, nel senso che abbiamo avuto la città contro, bisogna ricordarselo questo, non volevano darci gli alcolici, tutti quelle che erano le balere erano tutti arrabbiati che ci fossero questi nuovi tipi di locali. Perciò abbiamo avuto un'opposizione molto forte, quelli che la gestivano sono spaventati, hanno detto per carità, mi metto contro la città, chiudiamo. E io ho detto chiudere il mio locale, siete matti, siete mica matti. E dico, allora, chiesto a Graziella, cosa ne dici? E ha detto, ma proviamo a gestirlo noi, che è stato veramente un salto nel buio, perché nessuno di noi non è mai detto, ma neanche un bar, neanche non sappiamo proprio niente. E come dicevo l'altro giorno parlando, è stato però molto facile, perché c'era veramente nella società queste cose che ho raccontato di me, della mia dell'unione, erano nella società, perciò è quasi come se fosse un'attesa di questi locali, sembrava che fosse che. E abbiamo poi improvvisamente avuto un'infinità di proposte di fare, di venire, eccetera. E tutti hanno incominciato a pensare poi il Papa in questo senso qui, un posto libero, un posto sperimentale. Non abbiamo avuto grande difficoltà, perché semmai era difficoltà rifiutare le proposte che erano molto, sempre molto interessanti. Infatti naturalmente vorremmo poi proprio il nostro gioco è stato di allargarsi un po' all'estero, di andare a vedere, cioè di introdurre un po' a Torino, che a parte la parte architettonica, eccetera, anche la parte, direi, di attività,
appunto facendo vedere Living Theater, l'Open Theater, facendo venire tutte queste persone, allargando un po' quello che è l'aspetto culturale specifico di Torino, e questa è stata una cosa molto importante. Grazie. Infatti proprio da qui voglio ripartire per chiedere a Piero Gilardi proprio in primo luogo un ricordo e un'analisi di quello che quello spazio ha rappresentato. Tu sei stato al Piper esponendo dei tappeti natura, realizzando un happening, partecipando a quello straordinario episodio che fu la sfilata, no, di modelli, la sfilata Beat Fine del Mondo con Alighiero Boetti, con Anne-Marie Sauzot, ma anche con un personaggio eccentrico apparentemente appartenente a un altro mondo come Colombotto Rosso. Allora mi piacerebbe che tu ci raccontassi e analizzassi appunto quelle che secondo te erano tutte le possibilità di questo spazio. Era più un luogo in cui gli artisti potevano ampliare il loro raggio di intervento, era anche uno spazio diciamo critico o era soprattutto uno spazio diciamo gioioso di liberazione delle energie o tutte e due le cose? Mi levo da qui perché sono abbagliato da questi due proiettori qui, no? Scusate, ma è proprio io non ci siete ancora. No. Ecco, no, e questo fa proprio parte, no, della prossemica di oggi, no? No, che siamo tutti interconnessi, però non sappiamo guardarci in faccia e toccarci in carne ed ossa. E il Piper era una cosa molto diversa dalla situazione odierna, veramente molto diversa. E prima Clino, no, ha fatto questo panorama internazionale, no? E chi, no, dava il senso, no, di una grande energia. No, la seconda metà degli anni 60 sono stati degli anni cruciali per i cambiamenti dell'arte, della politica, della filosofia, della moda. Mettiamoci anche l'amore, anche se diciamo che il femminismo è arrivato un pochettino più tardi, no? A cambiare situazione, no? Diciamo che, no, questo periodo è stato un periodo in cui un coacervo di idee nuove si intrecciavano, e da qui appunto l'interdisciplinarità, il rapporto tra noi artisti e gli architetti e i designer, no, che era proprio normale, no? Noi avevamo abbattuto la società fordista. No, cioè, quando c'è una grande libertà, quando c'è un grande movimento, è perché sono state buttate giù le inferriate. Era stata, no, demolita la società fordista, no? Anche se poi il processo è stato più lungo, bisogna aspettare gli anni 80 per avere, no, la semiautomazione, no, che butta fuori i lavoratori dalle fabbriche. E nel Piper noi avevamo la possibilità di esprimerci liberamente. Teniamo presente questo, no? Che il nodo dal punto di vista dell'arte era che stavamo passando da un'arte della rappresentazione a un'arte del vissuto. E anche la pop art che aveva fatto così tanto scandalo, però erano sempre dei quadri. C'erano i fumetti giganti di Liechtenstein, ma erano dipinti su tela. Era il solito teatrino della rappresentazione, non voglio dire dell'umanesimo rinascimentale, no? Ma quello che noi abbiamo fatto è che abbiamo spostato, no, la natura dell'arte dal rappresentato al vissuto. Ed è per quello che allora Boetti, Michelangelo, Piacentino, eravamo tutti così contenti di andare al Piper, perché lì avevamo veramente la libertà di sviluppare
questa nostra creatività relazionale del vissuto. E io al Piper ho presentato anche dei vestiti. Avevo un'esperienza precedente del 64, che avevo fatto una serie di vestiti maschili e femminili. Al Piper, no, questa mia idea, no, era molto più matura. Pensate alla corrispondenza, no, tra le parole habitat, che indica lo spazio di vita domestico anche o collettivo, e habitus. Si sposano. Erano, no, due sentieri attraverso i quali noi, no, raggiungevamo questa libertà espressiva. Quegli anni, no, poi sono finiti, però diciamo che da quel cespo di idee lì, no, poi nel tempo sono nate tante tante altre cose, cioè, come dire, no, tutti i semi di creatività di quegli anni lì, no? Gli anni del Piper, gli anni della nascita dell'arte povera, e poi dopo hanno fecondato, no, quasi mezzo secolo di sviluppo dell'arte. Grazie. Sì, in effetti, parlando di habitus, mi sembra interessante notare come il lavoro di Gilardi, già dalla mostra Arte Abitabile, no? Nel 1966, tu costruivi una specie di soppalco che in qualche modo già era uno spazio di coabitazione, se vogliamo, no? E poi hai continuato nel lavoro straordinario di relazione con gli artisti, che poi è stato così importante, è stato ricordato ancora per l'ennesima volta giustamente a Milano settimana scorsa, che poi ha portato a due mostre seminali come When Art Do Becomes Forms, Lose Schreven ad Amsterdam allo Stedelijk. E poi ancora ovviamente l'esperienza del deposito, no? C'è una linea, mi sembra, rossa in questo senso della tua volontà, della tua ricerca di costruire delle comunità di artisti che in qualche modo si autoregolino al di fuori del mercato. Il tentativo straordinario, tra l'altro ho fatto anche con Tommaso, se non sbaglio, in alcuni viaggi e molte riflessioni insieme per l'Europa, in verità poi si è scontrato, no, con la realtà forse più dura di una mostra che invece è stata curata, e sappiamo, in modo così forte da Zeman. Ecco, appunto, la curiosità era capire un po', l'hai già detto, se il Piper era una di queste possibilità di uscita da un sistema dell'arte, come diceva prima Piero, era uno di questi spazi dove non l'arte finiva, in senso hegeliano, in senso di Argan, ma dove trovava canali diversi di espressione più all'interno della vita. Se vuoi solo chiosare su questo. Sì, questa idea di libertà artistica è un'idea relazionale, non è un'idea con una connotazione individualistica. Noi artisti, ma anche voi architetti, voi designer, in quel momento lì, no, cercavate la vostra nuova soggettività rompendo gli schemi preesistenti. Nell'agire noi sapevamo, no, che a fianco a noi c'erano dei grandi movimenti, un movimento studentesco, un movimento operaio, no, che cominciava le sue durissime lotte, che sovvertivano la società fordista, c'erano le lotte contro le istituzioni chiuse, il manicomio, il carcere, la caserma, no? E quindi noi eravamo in quel clima. Il clima di cambiamento rivoluzionario. Oggi la parola rivoluzione viene usata dai pubblicitari, no, per propagandare un nuovo, non so, pannolino. Ecco, il Piper, no, qui a Torino,
anche il deposito d'arte presente qui a Torino, no? Rappresentavano delle zone liberate di autogoverno degli artisti, degli intellettuali e dei giovani. Grazie mille, fantastico. Allora io passerei a un ospite che abbiamo appena citato, Tommaso Trini. Tommaso in quegli anni eri appena tornato da Parigi, se non sbaglio, dove avevi introdotto il lavoro di Michelangelo Pistoletto, vabbè, lo so, dalla Galleria Sonabend. Tornavi in Italia, a Milano, però facevi la spola con Torino e cominciavi a scrivere di tutti gli artisti che poi, di poco più, la verranno etichettati sotto appunto la famosa etichetta Arte Povera. Io ho una domanda che forse è un po' complessa, che in verità mi piacerebbe rivolgere a tutti, che è una mia curiosità, ed è quella di come e quali sono i motivi di un passaggio a livello sociologico, politico, di stili, tra virgolette, tra un immaginario che comunque vediamo ancora qua legato al futuro in qualche modo, no? Un'idea di futuro, abbiamo parlato degli Archigram, la cui estetica è incredibile, e anche forse Cedric Price è molto legata a un'idea di futuro, di automazione, e con l'influenza ancora pop, se vogliamo, nella musica e negli stili degli artisti di cui anche abbiamo all'inizio della loro carriera, e poi invece ha un clima che, come dire, non guarda più il futuro, ma in qualche modo incomincia a guardare, se vogliamo, al passato, ma nel senso di un'uscita da questa utopia futurista, che poi è legata alla fase successiva del lavoro di questi artisti e appunto all'arte povera. Tu dove, come dire, come puoi segnalare questo momento di passaggio, se vuoi, il passaggio poi in verità epocale? Io trovo estremamente interessante questa iniziativa e il lavoro che voi curatori e storici come Maria Teresa e te Luca fanno su un'esperienza che è oggi altrettanto vera e in qualche modo ancora da scoprire, come lo fu nel 66-67. A me interesserebbe dire semplicemente la concatenazione, non degli eventi, dei fatti, perché bisogna stare attenti a non cercare soltanto il riemergere di fatti da poi inserire nei nostri archivi. Bisogna capire il senso dell'emergenza forte. Per esempio, io che arrivavo da fuori, non sapevo neppure cosa avrei fatto. Per caso mi sono trovato con Martino Castelli a Milano e ho cominciato un'imprevista attività di redattore di Domus. E da lì poi tutto quello che mi è scaturito. Ma a me interessa ancora l'intenzionalità di ciò che guidava me e di ciò che guidava Pistoletto, per esempio, che conoscevo, avevo già presentato nel 64 a Parigi, e poi la conoscenza del lavoro di Gilardi, che sono stati due capisaldi più vicini, più importanti. E se io mi metto soltanto a ricordare quello che ho visto venendo a Torino, da Milano, prima da Parigi a Milano, poi a Milano qui, è stata una energia che io non trovo più nei miei rapporti di letterato, di ricerca, che facevo attraverso i gruppi tipo Clarté, Genestimiste della Sorbona, perché non c'era più, che si stava preparando qualche cosa che sarebbe stato poi il maggio parigino, che era lontano da me, che comunque non mi riguardava. Io poi ero quasi trentenne, 28 anni, ed è importante capire allora che questo lavoro che avete incominciato presuppone una cosa: che ci fosse già una classroom attiva già 50 anni fa, e quella che oggi costituisce la Paola, ecco, non è altro che una continuity. Fa parte della teoria della continuità di certi fenomeni di emergenza. Era emergente allora ed è ancora emergente, e va capita in questo senso. Non dobbiamo cercare di impossessarci di dati e di fatti che potrebbero essere morti. Secondo punto è che quello che è stato fatto attraverso il Piper,
Io ho visto la Piperline che ha creato Castelli, la trovo un ideodotto, no? Io lo chiamo ideodotto, porta fuel, sì, ecco, e sono molto importanti, questi vanno fatti, ma non bisogna cercare di tematizzare in maniera troppo storica quello che è stato fatto allora. Per esempio, io non ricordo le mostre, perché ero appena arrivato, io ho cominciato a scrivere nel 66 settembre i primi pezzi su Domus, e quindi in qualche modo il 67 mi è sfuggito, e nel 67 non ero sempre qui e non ho visto grandi cose, ma tutto ciò che io so del Piper ce l'ho attraverso, diciamo, la mia contiguità, visto che abbiamo anche una certa parentela, con Pino Castelli, va bene? Ecco, e lui poi mi è stato d'aiuto, lui mi ha accolto, io ero un naufrago, ero appena arrivato su un barcone che passava attraverso Torino, e allora mi domando, io ricordo che quando ho incominciato poi a studiare un minimo la storia dell'arte contemporanea, quel momento dell'arte, io ho detto il Piper ha qualche cosa a che fare con l'esperienza di Fluxus, no? Ma un'esperienza diversa, un'esperienza totalmente mediterranea, ma era un Fluxus nel senso che era anarchia rispetto a tutto l'ordine costituito, ma allo stesso tempo non era nichilista, ecco, diversamente da Fluxus dagli espatriati che lavoravano a New York. C'era forse una similitudine, nel senso che i due più giovani, che erano Gilardi e Clino, si muovevano moltissimo, soprattutto Gilardi. Poi Gilardi era anche uno che annotava, che raccoglieva archivi, insomma, era un creatore di movimenti, ha fatto l'arte microemotiva, che sarebbe stata quella, voglio dire, se voi studiate il Piper dovete anche capire le fonti dell'arte microemotiva, altrimenti non avete l'intenzionalità diverse che hanno costituito la grande ricchezza di questa esperienza che voi chiamate Pluriclub. E questa esperienza ha una teorizzazione ricchissima, perché nel 66-67 nasce la formazione delle filosofie cognitive, nascono i libri di Searle, viene fuori tutta l'idea della agentività, cioè del fatto che noi agiamo in maniera condivisa, agiamo together, insieme, ma questo insieme implica che poi ognuno ha dei livelli e delle, diciamo, sottotracce diverse di intenzionalità. Ecco, e qui vengono fuori, giustamente, vengono fuori le diversità, ed è importante questo, è inutile dire volevamo andare laggiù, no, quello che conta adesso è vedere la diversità delle intenzioni di allora e vedere come poi hanno continuato, si sono perse. È importantissimo dal punto di vista minimo, ecco, che io vorrei indicarvi a livello teorico. Io, per esempio, che ho seguito il lavoro di Pino Castelli, so che lui lavorava quasi come para-artista insieme ai suoi amici artisti, che, con cui condivideva tantissime cose, e però aveva già un'attitudine, un'intenzionalità da teorico del planning, da teorico dell'insieme, da teorico della programmazione, e ha fatto il designer. Fondamentalmente. Ecco, la stessa cosa Gilardi, il Pavo di Gilardi non è altro che l'applicazione di quello che allora solo lui e forse un pochettino Gilberto, che ha lavorato con lui, che ha introdotto l'idea che era la cibernetica a cui accedevamo anch'io, sì. Mi ero occupato un attimo di cosa fosse la cibernetica alla fine, a metà degli anni 60, e questa la ritroviamo nel lavoro della prima mostra del suo giovane aiutante, che si chiamava Gilberto, la prima mostra del 66 che io ho presentato nel 67. Sono tutti dati che fanno una vivacissima e ancora non compresa classe di apprendimento, che va approfondita. È importante
E allora io posso soltanto aiutare a dare qualche spunto teorico, visto che alla tenera età di 80 anni mi sono messo a studiare anche questo aspetto della filosofia di ricerca. Ma è veramente, al di là dell'archivio, noi stiamo ancora rivivendo quella condivisione che non è allora stata accettata, perché l'arte povera ha veramente bloccato questo processo. L'arte povera ha riportato l'arte senza mercato nel mercato. Semplicemente ha fatto questo, l'ha fatto anche benissimo, l'ha fatto con la partecipazione di quasi tutti noi. Io non sto adesso a demonizzare niente, sto dicendo che abbiamo interrotto un processo di emergenza che era importantissimo e che adesso vedo che riemerge in questo diodotto che prende succhia dal passato. È molto divertente, credo, anche per Luca sentirvi parlare e dire delle cose interessantissime sistematicamente non rispondendo alle nostre domande, il che ci fa... No, ma lo dico nel senso che trovo veramente interessante che voi non rispondiate alla, come dire, alla filologia, al lavoro, forse alla pipeline. E si continuano a chiamare Clino e Trini come... No, esatto, ma sempre fratelli sono. Ma molto, stavo proprio pensando un attimo prima che tu lo dicessi, che comunque sono al di là della battuta sulle domande, che sta venendo fuori anche il fatto che in questa piattaforma straordinaria che è stato il Piper, anche attraverso i vostri ricordi, ciascuno interpreta in modo specifico e diverso, no? Partendo dalle posizioni estetiche, politiche di allora e tutto quello che è successo nel frattempo. E quindi adesso chiederei una ulteriore testimonianza, prima di ricominciare poi di nuovo tutti a parlarci, a Fulvio Ferrari, che è stato un giovanissimo frequentatore molto appassionato del Piper, che ha anche realizzato lì un suo progetto espositivo e che poi da quell'esperienza è partito per un lavoro di studio e collezionismo del design che l'ha portato fino agli anni recenti, diciamo, a essere non solo uno dei più interessanti studiosi in termini della figura di Mollino, ma anche proprio il custode e conservatore, come ama definirsi, di Casa Mollino. Grazie, allora mi sposto perché così faccio scorrere le immagini. Allora, abbiamo fino adesso visto il Piper, diciamo, dall'elicottero. E io mi scuso, ma naturalmente invece mettiamo adesso i piedi per terra e vediamo il Piper da parte appunto di chi lo ha frequentato il Piper. E naturalmente io ho fatto praticamente la casa mia il Piper, e nell'89 io ho pubblicato questo piccolo libro su una discoteca di Bolzano che contiene tante altre informazioni, perché come non so bene come collezionista, come non so che cosa, mi sono interessato appunto dai locali notturni molto tempo fa, perché li ho conosciuti abbastanza bene. Allora, partendo da lì, il momento in cui il Piper vive è il momento in cui a Piccadilly Circus, queste sono tutte foto fatte da me in giro per le varie realtà, questa era la situazione, quindi i ragazzi ovviamente vivevano nella cultura beatnik, la psichedelia funzionava molto bene, qui siamo invece al Debiancorp, o meglio, ad Amsterdam, quindi questa è la situazione, vedete che praticamente i ragazzi sono dei gruppi vaganti, perché si cercava appunto una identità, diciamo l'identità possibile di una vita nuova. Questo è il paradiso di Amsterdam, che era un locale dove ci si drogava, si mangiava la torta con l'hashish, e il paradiso, di cui qui vedete l'interno, praticamente diciamo è l'ultimo dei locali classici dove si va a ballare a piano terra e dove la conformazione della stanza è un rettangolo con in centro, in questo caso la musica normalmente era la pista da ballo, mentre quando arriva il Piper, quando arrivano le discoteche, arriva qualcosa di completamente diverso. Questo è un reportage di Casa Vogue, che ha ben documentato con Isa Vercelloni qual era il mondo in quel momento, quindi vedete come ci si vestiva, eccetera, eccetera, e lo stesso Casa Vogue dice poi si andava al paradiso, il locale più bello del mondo, in conclusione, l'ultima riga, un modo di vivere naturale, sereno, in una dimensione poetica dell'esistenza, che è quello di cui ovviamente ha anche parlato Piero Gilardi.
Io ero un chimico, sono chimico, scusate parlo di me, ma non posso parlare di altri. Quindi come vedete non ero per niente beatnik, però mi piaceva moltissimo fare delle operazioni artistiche. Io non sono un artista, non ho mai voluto esserlo, e quindi ho fatto una delle mie belle mostre al Piper. Poi dopo ho fatto una bella mostra allo Scotch Club di Finale Ligure, perché io esponevo nei locali notturni, non nelle discoteche. Questo è Santa Tecla di Milano, dove c'era il famoso Valpreda, poi arrestato, eccetera, eccetera. E a Torino avevamo un altro locale, che era il Boom Boom, disegnato da Romano Djurgerov, che era un altro posto di nuovo abbastanza eccezionale, direi con un livello però di contenuto molto diverso da quello che aveva il Piper. Questa è una delle cose che io ho fatto al Boom Boom, ed era un enorme striscione lungo 6 metri, che appunto è stato esposto per un certo periodo nel Boom Boom. E questo sono diventato psichedelico, perché ovviamente frequentando quegli ambienti questa era la storia. Qui ho voluto mettere un'immagine psichedelica che Mollino usa nella costruzione del suo appartamento negli anni 60. Questo per dire che questa cultura della psichedelia viene addirittura recepita anche da qualcuno come Mollino, che con la psichedelia proprio non ha niente a che fare. E qua siamo invece arrivati nel Piper. Questa è la foto di un jazzista complesso, e dietro c'è una modella, perché il Piper era un posto che eccitava, come è stato detto più volte, non soltanto attraverso la musica, ma eccitava la possibilità, come è stato detto, di fare delle cose completamente diverse. Quindi il fatto di poter essere, diciamo, a stretto contatto con i musicisti, eccetera, aveva sviluppato in me, evidentemente anche in chi frequentava il Piper, in direzioni diverse, l'interesse appunto per la grafica, quindi i manifesti per i musicisti. E qua invece vedete sempre una mia sciocchezza della guardarobiera del Piper, che era un personaggio fantastico, ed era, si chiamava Maura. Questa, quindi, entrando al Piper, il primo impatto era l'incontro con questa ragazza, e questo naturalmente ci porta di nuovo in quel mondo. Mentre quest'altra, l'altro controcampo, questa signora era la moglie del proprietario del Vum Vum, quindi vedete che i due locali della città più importanti condividevano evidentemente delle visioni e un certo tipo di estetica. Quindi, naturalmente, come è stato detto da qualcuno nel pubblico, anche la moda nasce nel Piper, non a caso Piero fa la sua esposizione, e quindi anche io ovviamente mi dedico a questo tipo di produzione, diciamo, di immagini, a questo interesse per una visione completamente nuova, che era quella dei famosi pantaloni zampa d'elefante, eccetera, eccetera. Quindi anche la moda arriva. Io mi interesso di arte, ho detto che sono uno puntuto. Nel 64 scrivo a Le Corbusier su un problema dell'arte e della pittura, e lui gentilmente mi risponde, poi alla fine mi manda al diavolo, e queste sono le cose che faccio io in quegli anni lì, che come vedete sono cose che stanno nella norma. Ma nel Piper avevo esposto quel telaino che si vede sulla destra, aveva un motore centrale e una specie di elica con due lampadine al neon rosse, che quindi non si vedono nella foto in bianco e nero, e si chiamava Ameba Rotativa, mentre il primo piano in basso c'è un fascio di cubi di vetro con delle lucine all'interno. E questo è il passaggio tra il Piper e di nuovo un'altra cosa fantastica. Qui vedete il passaggio da quel fascio di tubi di vetro a una lampada che si chiamava Molè. Io sono un chimico e ho fatto una molecola, che però viene prodotta un pochino più tardi da una mia azienda, perché poi a un certo punto mi trasformo in designer e disegno lampade in un'azienda. La molecola nasce in quel contesto in cui, di nuovo, Sarfatti, nel teatro di Mollino, usa lo stesso sistema di una serie di tubi di plexiglass che riflettono la luce delle lampadine, quindi creando questo mondo sempre, diciamo, illusorio, perché in realtà qui Sarfatti fa una cosa bellissima, non dà prospettiva a questo interno di Mollino tutto arrotondato, e quindi noi siamo persi nello spazio e vediamo il teatro. Questa invece si chiama Ameba, ed è una lampada che si capisce meglio qua, che viene fuori appunto dalla famosa ameba rotativa che avete visto prima. L'ameba non ruota più, ma è diventata una lampada. Mentre questo si chiamava Trigonauta, ed è la prima lampada costruita in Italia con le fibre ottiche. Qui si capisce un po' meglio che cos'era questo oggetto. Questo sempre per dire che la frequentazione di un posto sottoterra vuol dire che la frequentazione del nostro inconscio, contrariamente alla sala da ballo a piano terra dove uno va e balla, il Piper si scende nel Piper, e quindi si scende in qualche cosa che ovviamente eccita la creatività. Dopodiché
Qui vedete ancora un'altra delle mie lampade che nasce proprio sempre con questa storia del Piper, perché dietro la modella c'è un grande pannello di acciaio lucido, esattamente lo stesso materiale che usa il pistoletto, ma nel mio caso ci sono 100 microfori e 100 lampadine che producono un virtuale. E questa era la lampada. Il virtuale, per concludere la storia, è stato venduto da Arcurial molto recentemente per 10.000 euro, quindi io sono molto contento, e questa è la discoteca di Bolzano con cui ho iniziato la proiezione, che è un locale notturno che io ho comprato completamente e poi ho rivenduto a pezzi nei vari musei del mondo, e questa è la mia testimonianza.